Buonasera e ben ritrovati, nuova puntata del Salotto del Calcio. Torniamo in onda a parlare ovviamente di Fiorentina in primis, ma anche di tutto il calcio di Serie A e di tutte le squadre toscane impegnate nei vari campionati, ma soprattutto, come ho detto, parleremo di Fiorentina, che è una Fiorentina che sta navigando davvero in ottime acque. Ecco, io sento già delle voci in sottofondo, perché c'è qualcuno che si domanda anche cosa stanno facendo altre squadre del campionato. Sicuramente ne parleremo, perché tutto ci interessa, soprattutto la parte alta della classifica, però in questa fase, visto che occupiamo il quinto posto con 30 punti all'attivo, quindi dopo 17 turni di campionato devo dire che la classifica sorride davvero alla squadra di Firenze, perché non nessuno forse si sarebbe aspettato di trovarsi in questa posizione, soprattutto davanti a lei, lo voglio ricordare. E lo ricorda anche tutte le volte, praticamente stasera, che interviene nel corso, e lo farà ampiamente nel corso della trasmissione, lo ricorderà il nostro Marco Mordini. Buonasera a tutti, buonasera. Io vi avevo detto 3-0, è uscito il 4-0. Visto, no? Non avevi indovinato di crescita? No, avevo quasi indovinato, dal 3-0 al 4-0. Marco, tra l'altro so che sei soddisfattissimo, perché c'è stata un'ottima prova di Riccardo Sottil, ha giocato solo 15 minuti, ma 15 minuti davvero intensi, dove ha fatto vedere grandi qualità, ne siamo tutti ben felici. Un grande. Ha detto bene Daniele, il difensore che stava dietro a Sottil si è rotto il menisco, perché ha fatto una sterzata che praticamente l'ha lasciato in terra direttamente, che la rottura del menisco, ci dispiace, ma era, il terzo gol è tutto era inevitabile. Sicuramente sentiremo anche il parere di Lorenzo Santoni. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera, ben ritrovato. Poi diamo il ben ritrovato anche ad Andrea Salvadori. Buonasera a tutti. A mister Daniele Innocenti. Buonasera. E mi sposto poi sull'altro lato dello studio, perché come sempre ad occuparsi anche degli interventi da casa c'è il nostro Paolo Laura Lamia. Buonasera Alessia, buonasera a tutti gli ospiti e ai telespettatori. Ricordo che per intervenire in trasmissione tramite SMS e WhatsApp potete scrivere al numero 335-848-7509, e ricordo anche che stasera daremo gli aggiornamenti sull'ultima partita della 17ª giornata di Serie A, ovvero Roma-Spezia. Per il momento i giallorossi sono in vantaggio 1-0 grazie al gol messo a segno al 6° minuto da Smalling. Ecco, ritorniamo a dare uno sguardo a quella che è la classifica, visto che appunto la Roma in questo momento sta finalmente, diciamolo, perché insomma dopo una serie abbastanza sfortunata di partite in negativo sta vincendo, una classifica nella parte alta che si è molto accorciata, anche perché c'è stata la sconfitta a sorpresa del Napoli, una sconfitta che nessuno si aspettava, e anche il Milan insomma arranca un po'. L'unica che continua a macinare punti è l'Inter, quindi in questo momento diciamo che la Fiorentina è riuscita a recuperare terreno su alcune squadre che la precedono, e anche a staccare appunto lei, che è lì 2 punti sotto di noi. Marco, di questo siamo contentissimi. Verissimo, siamo contentissimi, perché un quinto posto all'inizio del campionato non ci credeva nessuno, in effetti ora siamo al quinto posto, è una bella classifica, ma oltre la bella classifica bisogna anche esaltare il gioco della squadra. Finalmente, poi c'è chi diceva e chi dice tutt'oggi che gli allenatori contano poco, qui da noi invece contano molto, perché l'italiano ha fatto vedere il cambio di passo che ha avuto questa squadra. Una squadra che praticamente con 5-6 undicesimi dell'anno scorso era morta, con lui che ha saputo, è un grande motivatore secondo me Vincenzo Italiano, e dal motivatore in più anche che esalta i diversi ragazzi che sono andati anche giù di morale, l'abbiamo visto, anche perché 3-4 erano proprio, lo dicevamo tutti, da mandare via. Però insomma, con questo gioco esaltante di Italiano, dove non lascia nulla di intentato, alla difesa molto alta, ma finché i ragazzi corrono così si riesce a sopperire subito. C'è un Torreira che davanti alla difesa
molto meglio, quasi una Pizzarro, a me piaceva molto, però insomma siamo su quei livelli lì. Poi c'è un attacco con Vlahovic che riesce a segnare in continuazione, e che gol che fa, perché veramente questo è un signor attaccante, e avremo una grossa perdita, però insomma per ora godiamocelo e tiriamocelo fino alla fine del campionato. E poi da esaltare anche il lavoro che fa sulla squadra e su quelli che sono in panchina, perché quando uno entra, e qui vediamo anche quelli che sono entrati a 6 minuti dalla fine, venuti, poi Sottile i 15 minuti che ha fatto non l'avevo mai visto entrare a 15 minuti dalla fine della partita e giocare con intensità e una concentrazione del genere. Abbiamo visto proprio, ha cambiato la mentalità di questi ragazzi, e qui c'è la mano veramente allenatore, di tutto lo staff, e bisogna tenere atto che questo allenatore ha risollevato le sorti di Firenze, e perlomeno ha risollevato anche noi, siamo dentro a questo torpore da diversi anni, però veramente un italiano alla grande. La Fiorentina, appunto, hai fatto bene a sottolineare, ha fatto una partita dove ha anche convinto sul piano del gioco. Sicuramente la Salernitana non era un avversario particolarmente temibile, però insomma parlare con il risultato conquistato siamo tutti bravi, quindi a volte alcune partite l'anno scorso che sembravano semplici poi si sono rivelate molto molto insidiose. Basti pensare che insomma questi punti che abbiamo in questo momento, l'anno scorso ci siamo arrivati alla 29esima giornata, quindi il paragone è presto fatto. Nell'occasione della partita con la Salernitana, Italiano non ha sconvolto la squadra vista contro il Bologna, infatti 9-11esimi erano gli stessi, c'erano state le sostituzioni di Duncan e di Caglione al posto di Malè e Sottil, che poi ovviamente in corso d'opera sono stati nuovamente inseriti. Lorenzo, ti convince questa formazione? Pensi che possa esserci una continuità nella scelta appunto di Italiano, oppure ha semplicemente mantenuto la squadra della partita precedente, anche perché poi ci sono tanti altri impegni e quindi la rotazione continuerà? Sì, gli impegni ravvicinati ovviamente portano rotazioni, però penso che sia quello l'importante, aver trovato un po' una quadra adesso. E soprattutto però il fatto che anche chi entra dalla panchina dà un contributo importantissimo. E veramente sono tutti un grande gruppo dove tutti si sentono importanti e protagonisti. Qui ovviamente l'allenatore ci ha messo la mano, perché giocatori come Sottil stesso, ma Saponara, Duncan. Giocatori l'anno scorso che non c'erano, se c'erano erano dei fantasmi rispetto a quello che stiamo vedendo adesso. Chiaramente è un grandissimo merito dell'allenatore, ma io sottolineerei il fatto proprio della gestione del caso Vlahovic, che passate quelle due partite, no, con Venezia e Cagliari, dove ci fu i fischi, il rigore non tirato, quella situazione un po' di disagio per il giocatore, è venuto fuori poi una gestione ottima da parte dell'allenatore, che ha portato poi la squadra a esprimersi al meglio, e lo stesso Vlahovic è diventato devastante ancora di più rispetto a quello che si poteva immaginare. Sono 32-33 gol nell'anno solare, un record dietro l'altro, quindi una bella squadra. Oltre a Vlahovic, che sicuramente dobbiamo lodare per le prestazioni che sta facendo, lo abbiamo citato anche la scorsa settimana per l'impegno e il carattere che mette in ogni partita, l'altro giocatore fondamentale, che credo sia inamovibile dalla squadra appunto di Italiano, è Torreira. Andrea? Sicuramente è un play molto importante, perché nella velocità di giocata, nella visione di gioco in verticale, una grande dote, ma non è solo questo, anche l'aggressività sull'avversario. Un giocatore stranamente con un fisico magari così che può sembrare gracile, invece è un fisico molto, molto aggressivo, diciamo. Un giocatore che è stato fondamentale per la svolta della squadra, e chiaramente un ruolo molto importante, gestito con intelligenza, aggressività, precisione dei passaggi, verticalizzazioni, oltre che una posizione tattica sempre precisa, diventa importante per una squadra. Ecco, di Torreira veramente, insomma, deve essere un punto fermo di forza, su cui costruire. No, adesso punti fermi, magari ora sta bene fisicamente, speriamo che stia fisicamente sempre bene, però sai, bisogna anche trovare le alternative. Che punti fermi lo dimostrano tante squadre, con gli infortuni, con gli impegni ravvicinati. Ora speriamo che nessuno mai si faccia male in questa squadra, ovviamente, però
gli impegni ravvicinati, così, i ritmi alti, gli infortuni sono... Ma ora ma noi siamo fuori dalle coppe, a parte la Coppa Italia, però insomma si vede che c'è tanti infortuni nelle squadre che giocano spesso. Quindi c'è bisogno comunque di qualche sostituto all'altezza, esatto, nel caso in cui ci dovesse essere qualche piccolo stop, o comunque anche per tirare un po' il fiato, perché comunque poi quando ci sono tante partite... I sostituti ci sono, cioè, c'è Pulgar, c'è Duncan in quella posizione qualche volta. Insomma, però tra i due, insomma... Beh, ha dimostrato di essere per quel ruolo un pochino più efficiente, ecco, però Pulgar, ci dimentichiamo che Pulgar è un ottimo giocatore. No, non è male Pulgar non è male. Se resterà qua. Duncan è più arrucciatore, più a... Sono due giocatori diversi. No, sono due giocatori diversi, è vero. Pulgar è più di costruzione, di perdizione, sì. Mentre Duncan è più di rottura, più di aggressività, più di fisicità. Molto più fisica, diciamo, sì. Così, ecco. Infatti fa degli errori a volte di troppo, vuole far troppo veloce una cosa, mentre gli altri sono due ragionatori diversi, insomma. Ecco. Sì, vero. Daniele, il 71% di possesso palla, 17 tiri verso la porta, sicuramente ci danno un po' quello che è stato il film della partita, anche se in qualche occasione forse abbiamo rischiato qualcosina, perché comunque Terracciano su tre interventi almeno ha fatto delle belle parate, quindi possiamo dire che ancora forse c'è qualcosina da mettere a punto in questa squadra? No, direi di no. Io ti dico come ho detto con l'Empoli, uguale, gliele vogliamo dare questi 10 minuti alle squadre, anche perché insomma su squadre vediamo l'Empoli cosa sta facendo, quindi quei 10 minuti, magari in quei 10 minuti un quarto d'ora magari bisognerebbe tenere un attimino, rischiare un po' meno, però è anche vero che per 70 minuti noi stiamo là, stiamo a pressare, cioè facciamo la partita. Cosa gli dobbiamo dire? Niente, un risultato 4-0 poi può scaturire anche qualche situazione pericolosa degli avversari, ci mancherebbe, si parla di squadre di Serie A, la Salernitana insomma è una squadra che non perde 4-0 con tutte, quindi in teoria a volte ha messo anche in difficoltà. Io credo che la Fiorentina in questo momento poco da dire, insomma volevo dire, abbiamo fatto tutte le partite secondo me nella maniera, a parte Venezia, facendo la partita più o meno anche con le squadre forti, anche con le squadre Inter, Milan, certo. Poi è normale che viene fuori l'individualità, cosa che magari la Salernitana non ha, però, e quindi la partita diventa più semplice, però ragazzi adesso c'è poco da dire, ora quando mi dicono, a volte sento dire, ma bisogna stare calmi, ma no ragazzi, ora bisogna esultare, ora bisogna essere a mille, bisogna essere, ora è ora il momento che bisogna pigiare, perché quando mi dicano, ma italiano deve stare calmo, è chiaro, è il mister, lui deve tenere... Ma noi stiamo facendo una cosa esaltante, quindi il tifoso deve essere esaltato. Ora, veramente, non ci credeva neanche italiano in quella formazione che lui diceva nella squadra che avrebbe fatto così velocemente. Ragazzi, ora siamo una squadra vera. Ora c'è da lavorare sul mercato che a gennaio riaprirà. Sappiamo che la Fiorentina... ha una grande passione, vedi il presidente, quando vedi il presidente della Fiorentina vedi che questa è una passione da morire, c'ha due soldi, abbiamo la squadra, abbiamo un mister che ci dà questa carica, ragazzi ora è il momento, poi sappiamo che Vlahovic va via, ma la Fiorentina non è che pettinano le bambole, avranno già 4-5 profili importanti, di sicuro, quindi di sicuro. Questo io credo sicuro, che sia una cosa che in questo momento non diranno, però stanno lavorando bene, quindi il futuro per noi deve essere ancora migliore, quindi qua in questo momento bisogna andare, bisogna veramente, da tifoso ti parlo, bisogna dare un supporto importante, perché è il momento, si sa benissimo, fino a gennaio, febbraio è il momento clou del campionato, se riesci a far bene ora poi te lo porti in fondo. E poi Daniele, se riusciamo veramente ad azzeccare un paio di acquisti, certo. Con Icone, che sembra imminente l'arrivo a Firenze, un ragazzo giovane, un prospetto giovane, non fa tanti gol, però insomma è andato a migliorare. Parliamoci però, chiaro. Se Marco. Ne prendiamo qualcun altro, un paio di profili, no, dobbiamo approfittare di questa classifica, certo. E essendo al quinto posto, dobbiamo approfittare per dire quest'anno veramente posso lottare per qualcosa di importante e il prossimo anno fare le coppe. Da lì in poi rifai un mercato vero.
di quelli sì, veri. Tanto noi sappiamo che Vlahovic va via, quindi se riusciamo a tenerlo fino a fine campionato per noi è già buono. Certo. Perché molto probabilmente ci darà una grossa mano per poter arrivare più su possibile. Certo. Poi lo sappiamo ormai che va via, la società lo sa. Quindi secondo me la società già lavora con 4-5 profili che magari giustamente non dicono, però lo sanno. Quindi questa è la realtà. Perché arrivano diversi soldi. Anche perché Vlahovic, se va alla Juve in questo momento, può anche essere una cosa da dire: vai, la Juve ora è, non è che sia una delle ottime squadre dove magari uno ci va volentieri, anche se è sempre la Juve. Milan, se vuoi, sta facendo bene, ma se arriva Liverpool, Manchester, queste non puoi rifiutarle. Non puoi rifiutarle. Tra le due, preferirei, ecco, allora, vederlo partire verso lì di Credo che abbia molta disponibilità di liquidi, perché credo anche che ne arriva una sopra un'altra a lei, no? Sì. Se si parte da. Non lo so. Non vengono mai da sole. No, dalle plusvalenze, ora c'è questa situazione. Sì, alcuni Ramadan, agenti, esatto, questo vero, però. Sono state coinvolte molte società, squadre. Soprattutto per quanto riguarda per indagini approfondite. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, quindi mi raccomando, non cambiate canale, restate con noi. Riprendiamo allora la nostra diretta, ovviamente nella prima parte ci siamo dedicati ad analizzare e anche a gioire di quello che è stato il risultato di questa 17esima giornata per quanto riguarda la Fiorentina, che con il 4-0 è riuscita a portare a casa anche i 3 punti contro la Salernitana, aggiudicandosi così un'altra vittoria e allungando la sua sequenza positiva. Mi sembra sia la terza consecutiva e la quarta su 5 partite. Quindi insomma diciamo che tutta un'altra musica rispetto all'anno passato. Infatti io direi anche l'aspetto di Vlahovic che è destinato a partire, tutto quello che insomma ormai conosciamo legato a questa vicenda la possiamo anche un pochino mettere da parte, perché la squadra sta giocando bene, il ragazzo si sta comportando bene, quindi non è il momento ovviamente di pensare a quando ci sarà da sostituirlo. Anche mister italiano si è sicuramente detto soddisfatto, anzi andiamo proprio ad ascoltare le sue parole nella conferenza dove appunto ha espresso il suo parere, le sue impressioni nel post partita. Siamo riusciti a partire come volevamo, ma do grande merito alla Salernitana che ha chiuso bene tutti gli spazi, è ripartita bene in 2-3 occasioni, però in questo momento abbiamo quella concretezza che forse all'inizio ci mancava, è la prima occasione vera, siamo riusciti a sbloccare il risultato e poi nel secondo tempo a chiudere una partita che spesso queste si complicano, ma siamo stati bravi a vincerla. Continuiamo a far bene in casa dal punto di vista delle realizzazioni. Sono contento perché siamo riusciti a trovare il gol da fuori area, il gol in una situazione sul primo palo con gli attaccanti, cosa che ancora che ricercavamo e che volevamo, quindi in questo momento bene, perché siamo alla terza vittoria consecutiva e dobbiamo adesso concludere bene l'anno perché mancano ancora 3 impegni, 2 di campionato e 1 di Coppa Italia e non possiamo staccare la spina. Ecco, queste erano le parole di mister italiano, ovviamente soddisfatto della vittoria, sembra sempre mai completamente appagato dal risultato, questo mi piace perché vuol dire che comunque tiene sempre la corda molto tesa, i ragazzi pronti sull'attenti. Marco, possiamo dire ovviamente che come ha detto anche il mister, la Salernitana ha comunque disputato un incontro dove ce l'ha messa tutta, però la Fiorentina ha fatto vedere che sa tenere bene il campo, sa reggere bene i 90 minuti e soprattutto sa esprimere un gioco di qualità, come ci siamo detti. Sì, dai, non c'è stata partita, si è avuto qualche sprazzo della Salernitana, qualcosa, ma per il resto insomma abbiamo dominato la partita per 90 minuti e non c'è stata veramente partita. Un 4-0 che parla da sé, è una squadra destinata alla retrocessione, anche perché io non è che ho molta simpatia
per la squadra Salernitana, che mi ricordo molto bene quando è stato lanciato il petardo, che praticamente quell'anno lì, dove siamo stati squalificati ingiustamente dalla Coppa UEFA, a quei tempi la Coppa UEFA, avevamo un super squadrone e sono convintissimo che quell'anno lì la Fiorentina, io non ti dico che la poteva vincere, ma quasi, perché era una squadra a quel modo, e per colpa di un petardo buttato non certo da uno dei nostri, la Fiorentina è uscita malamente dalla Coppa, e bisogna anche ricordarsi un po' di queste cose. Non parlo di Salerno come città, ma parlo di proprio della squadra della Sanità. Non mi è mai rimasta simpatica, perché poi c'è lo Tito e non mi piace assolutamente come presidente. Non si sa ancora che la Sanità è l'unica squadra che ancora non dovrebbe poter partecipare, perché lo titolo non dovrebbe avere tra due l'altro squadre, Marco, però, i termini scadono il 31 dicembre, quindi appunto, con il Capodanno appunto, finisce anche. Appunto, finirebbe la situazione, che poi ovviamente è una vicenda grottesca, sì, che può accadere solo in Italia, però mi chiedo, nel caso in cui effettivamente scadesse questo termine senza trovare un proprietario, sarebbe una brutta figura per accidente, il calcio italiano, però accidente, mi viene anche da dire, il girone d'andata è finito prima di Natale, quindi volendo, se la Salernitana non trova un proprietario entro il 31 dicembre, si ritira dal campionato, tutti hanno giocato una partita con la Salernitana e non ci sono, è vero, cioè nell'irregolarità non ci sono, è vero, come dire, situazioni diverse. È assurda questa situazione, solo nel calcio di oggi succede una situazione del genere. Basta vedere oggi quello che è successo con le palline famose della Champions, rendete conto che siamo nel 2021 e abbiamo visto queste palline girare perché hanno sbagliato, perché le squadre erano già doppie da un'altra parte, è stato rifatto il sorteggio due volte, quindi viene pagato questi personaggi dirigenziali a livelli altissimi e fare gli errori del genere. Ma la domanda, Marco, veramente, è che c'era effettivamente una palla in più in una, sì, in un'urna piuttosto in un'altra, o c'era una palla più calda o più fredda, capito? Di un'altra? No, non si sa che cosa può essere successo, sono intrighi del calcio, che poi se ci mettiamo dentro anche i famosi procuratori, la Ramadan e tutto, qui veramente, secondo me il mio modesto parere, se non cambia qualcosa a livello dirigenziale alto, ma sarà difficile, ci sono sempre i soliti che vanno a fare queste situazioni, e se non cambia qualcosa con anche report che ha messo in atto già diverse volte questa situazione con i procuratori, il calcio penso che va, non ti dico che vada a finire, ma va in una cosa molto molto brutta. Questi procuratori riescono a mettere le mani sulle squadre, sui calciatori, dove non puoi a volte uscire da questo giro, e non è una situazione bella, perché qui girano miliardi su miliardi, e qui qualcosa bisogna fare. Una società non può essere costretta a fare da schiavo a questi tipi di procuratori o ad entrare in queste situazioni. Il calcio deve cambiare, perché già è già cambiato, perché le televisioni hanno preso possesso del gioco del calcio, perché a me tutto questo spezzettio, la partita a mezzogiorno, alle 3, alle 6, alle 8 e 30, addirittura nel campionato della primavera che sta facendo anche questo fra sabato, domenica, lunedì, è una cosa che non se ne può più, veramente, no? Non so dove andremo a finire, ma poi ti passa poi anche la voglia, perché non c'è più una situazione. Ma poi Marco, anche i risultati, quando una volta che sono noti, magari i risultati li sai già, no? Cambia un po' anche la prestazione della squadra, che magari deve ancora so che i tempi quindi sono cambiati, non è più la cosa di prima, però prima andavamo a vedere le partite alle 3, giocavano alle 3, casomai puoi fare un anticipo, un posticipo alle 20:45 e il resto poi lo fai giocare la domenica. Correvamo tutti a vedere il 90° minuto per vedere cosa era successo e per vedere gol. Ora, però Marco, tutto nasce dal fatto che le società mediamente non hanno una lira, quindi gli unici introiti che hanno sono quelli dei diritti televisivi, quindi in qualche modo non possono che dire di sì a determinati orari, mentre se avessero ognuno una certa solidità economica, avessero degli introiti, certo, dal merchandising, da stadi di proprietà, e qui si dovrebbe alleggerire la burocrazia in Italia, probabilmente non ci sarebbe questo bisogno quasi patologico dell'introito derivante dal diritto, dai diritti televisivi, e quindi magari basterebbe mettere un tetto, che non è possibile diverse, che gli allenatori, che sono arrivati a dei livelli disumani, un allenatore prende
9 milioni di euro l'anno per allenare una squadra. Prima non esisteva solo un allenatore, no? Calciatori. Beh, però non solo sull'allenatore, anche sul calciatore. No, anche calciatori, ci vuole un tetto per mettere in sesto. Però, però scusate, si sta colpendo quelli che nel calcio sono essenziali, giocatori e allenatori. Che un procuratore prenda 20 milioni di euro anche questo, anche questo, cioè, certo, colpiamo quelli certo che non servono nel calcio, o servono a poco, certo, o che per tanti anni Andrea non sono serviti, certo, cioè voglio dire, mettiamo un tetto ai procuratori, un più tetto di procuratore non prendete, alle scuderie, no, più di 10 giocatori che non puoi avere, che poi nasce anche un conflitto di interessi, no? Nei procuratori, certo, perché uno che ha 10 terzini sinistri, può per dire, no? O esterni sinistri, chiamiamoli esterni, sì, sinistri. Sì. Cioè uno gli dice, diciamo, un esterno sinistro, gli dà quello che guadagna di più e non quello magari che fa più adatto alla squadra. Cioè diventa una roba. È una situazione di tasse anche, perché molti presidenti di società di Serie A hanno espresso questa situazione sulle tasse che all'estero non ci sono, soprattutto anche nel campionato inglese, i diritti televisivi che sono distribuiti in modo più equo nel campionato inglese, invece noi prende tutto lei, perché lei ci ha già divertito veramente, perché non se ne può più, quindi sono pieni di debiti, però gli arriva un fracasso di soldi e riescono a comprare, ora compreranno molto meno, perché penso che comprare ora Vlahovic, ciao, arrivederci. Mettiamola dopo problemi. La legge però, prima offriamo a Vlahovic, facciamo rimanere e poi dopo si mette la legge che non possiamo dare, così almeno. Tra l'altro ci sono dei telespettatori preoccupati in questo senso, per esempio uno ha scritto: buonasera, sembra che la Juventus voglia Vlahovic, la stessa formula usata per Innappa e presumo sia Chiesa, che si fa? Sì, anch'io credo che tu abbia interpretato bene il soggetto. Marco, una nuova vendita con questa formula credo che sia totalmente esclusa, non credo che commisso si poteva fare solo noi questa situazione a un giorno alla fine del mercato e vendere Chiesa in tre tranche che praticamente ce lo danno, quest'anno mi sembra 40 milioni di euro viene pagato, che insomma arriva a diversi soldi, è avanzamento lavoro. Lo sai, qui lo sai che mi viene in mente piano. Spero di no, io spero che, secondo me, i procuratori di Vlahovic lo vogliano che rimanga, così almeno va via a costo zero. Secondo me lo fanno rimanere un altro anno, che non è di fuori. Il procuratore va a prendere di più. Che poi possono succedere, perché certo. Se riescano a fare questo. Ma infatti io credo che la Fiorentina se dovesse avere sentore di una cosa del genere, io credo che la Fiorentina debba già a gennaio cercare di concludere un accordo da poi portare a casa in giugno, Perché il procuratore spinge per questo, casomai la società che lo va a acquistare dice portacelo a parametro zero, almeno te prendi per dire un paio di milioni di euro in più e il resto noi non paghiamo quasi nulla, qui ora ci sta la bravura. E questo prende in mano Buddhista la situazione, di sicuro. Ecco, ma meno male che Marco lo vedo quantomeno rincuorato dalla presenza di c'è Buddhista. Lui, c'è un uomo di calcio che ci mancava, c'è Buddhista, Nicolas, che ci pensa lui, tipo Massià. Quando c'era Massià, ci pensava Massià. Però ti hanno accontentato. Sì, mi hanno accontentato, piano piano poi si rendono conto. Degli errori, si rendono conto degli errori e ascoltano quello che viene detto per i personaggi di calcio. Lorenzo, entriamo un po' più nel vivo anche delle prestazioni di alcuni che appunto sono entrati in corso d'opera e che tra l'altro sono molto cari al nostro Marco. Uno in particolare. Sì, uno soprattutto, uno su tutti. Però anche l'altro si sta rivelando un ottimo giocatore. Penso soprattutto alle prove che appunto riguardano Sottil, ovviamente l'avevamo capito, e Malè. Malè che bravo, effettivamente è stato inserito da Italiano, ora un pochino più con una frequenza maggiore, segno che anche sotto questo aspetto Italiano sa gestire bene i propri giocatori e riconoscere quando è il momento di impiegarli. Sì, allora Sottil sta forse cominciando ora un po' a combinare qualcosa, perché diciamo finora è mancato molto dal punto di vista soprattutto mentale, capire un po' le partite, entrare, determinare, insomma ancora non aveva espresso questa caratteristica. Malè è molto bravo, Malè mi sta piacendo tanto. Davvero? Perché oltretutto a Venezia giocava in un altro ruolo, giocava molto più vicino alla porta, infatti ha fatto anche diversi gol in B e è arrivato zitto zitto, tranquillo, si è messo a disposizione, ha cominciato a prendere un po' di fiducia, un po' di minutaggio, ha fatto due gol di fila, credo abbia molto la fiducia dell'allenatore, sentivo
di un prestito a gennaio, io lo terrei molto fermo a crescere, a giocare, perché si sta veramente rivelando un bel giocatore, anche un nazionale comunque del Marocco, tutto. Quindi voglio dire, un ragazzo, ma poi un ragazzo posato, tranquillo, che piano piano si sta ritagliando il suo spazio, e sono convinto farà ancora meglio, può essere un'alternativa importante. Vero. Un altro ragazzo che sta facendo molto bene a Firenze è Odrio Zola. Mi è piaciuto molto anche vedere che quando è stato sostituito si è piazzato a bordo campo, nonostante insomma stessimo vincendo ampiamente, ha seguito fino all'ultimo minuto la squadra e l'ha sostenuta. Infatti è sempre molto attivo, molto partecipe, positivo in campo, quindi sì, effettivamente si vede che lo spogliatoio e la squadra sono in salute. Paolo, vuoi aggiornarci sul risultato tra Roma e Spezia? Roma mi pareva vicino anche al raddoppio in sì, è terminato fase. Il primo tempo tra Roma e Spezia, i giallorossi sono sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Smalling. Nel finale c'è stata un'occasione clamorosa per la Roma, che appunto è andata vicinissima al raddoppio, ma in precedenza anche lo Spezia aveva sfiorato il gol con Rezza, che ha effettuato una conclusione respinta da Rui Patricio, quindi una partita ancora viva e aperta a qualsiasi risultato. Bene, tra poco andremo a scoprire anche cosa ne pensano i telespettatori da casa, visto che sono arrivati molti messaggi, quindi mi raccomando, restate con noi, pochi minuti di pausa e poi torniamo al salotto del calcio. Bene, allora riprendiamo trattando un altro argomento che ci sta a cuore e che da un po' di tempo abbiamo lasciato da parte, che invece potrebbe tornare veramente d'attualità con le prossime partite, in particolare con la partita contro il Benevento. Anche i nostri telespettatori in realtà ci chiedono delucidazioni sull'impiego di Cocorin. No, mi giro direttamente. Come, non vuoi partecipare? No, non anche perché questa domanda la fanno proprio mi giro a te, Marco. Marco, vediamo in causa. Non posso parlare questo calciatore. Niente, lui non ne vuol sapere. Paolo, andiamo a sentire invece cosa scrivono i telespettatori, poi vediamo. No, al di là di Marco che non vuole rispondere, ci sarebbe in teoria una domanda proprio per Marco su questo, perché eccoci. Questo telespettatore ti chiede: in Coppa vorresti vedere Cocorin in titolare? Per giudicarlo bene sarebbe opportuno vederlo giocare e eccoci. Non solo un paio di minuti certo. alla fine. Infatti, no, vediamolo giocare, sì, infatti è un anno e mezzo che è qui dentro, da noi, che nella squadra, penso che fra allenamenti, qualche volta è entrato, no? Una volta o due non ce l'ha fatta, sì, neanche a recuperare il pallone. Sì, pochi minuti nel no, finale. No, se Vincenzo Italiano riesce a rimettere su, a parte io credo dal gennaio, si dà una medaglina, si prepara una bella medaglina tonda. Ha preso due cartellini gialli che ti rimporta. Sì, appunto, dei cartellini gialli, io credo abbia giocato, non so, 30 minuti in tutto. Abbiamo già visto. Credo anch'io, ma arrivederci. Appunto per questo... Certo. Sarebbe secondo me interessante almeno in qualche partita provarlo e vedere una prestazione. A questi punti per si prende Monteanu, si porta la primavera in prima squadra e si fa crescere questo ragazzo che ha dei colpi importanti anche oggi. Poi tra l'altro un altro telespettatore che immagino ti stia molto simpatico per quello che ha scritto io lo vedrei bene titolare, secondo me sarebbe una bella idea farlo giocare con il Benevento, e soprattutto ha scritto: se Vlahovic se ne va, Cocorin basta, avanza come titolare. Dopo questa smettiamo, tiriamo giù il bandone, si c'è la regia, buttate giù tutto lo schermo nero e stiamo proprio così. Vabbè, anche perché ci si fa una mezz'ora. Se non gioca col Benevento, quando dovrebbe giocare? Esatto, sì, appunto. Esatto, quindi, quello sicuramente. Però, lo scarto del calcio. Andrea, io sono sicura che tu invece sei d'accordo sul fatto di almeno provarlo prima di spara un po' così un po' a occhi chiusi. Nel senso, è un giocatore che non ha giocato mai, è venuto da una vicissitudine di vita molto 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 difficile. È stata una scommessa che la società ha fatto anche sulle raccomandazioni e sulle notizie che ha ricevuto da gente che è stata in Russia. Io ho avuto modo di parlare anche con Luciano Spalletti, che domandando di questo giocatore, lui ha sempre detto che era una grande promessa del calcio russo, cioè un giocatore eccezionale. Ora, che sia diventato una cervita tutta insieme, ti ripeto, se c'è qualcosa dentro potrebbe anche venire fuori, quindi sarebbe anche giusto forse dargli la possibilità di poterlo dimostrare.
Una scommessa si fa, una scommessa in due anni si può anche fare, si può perdere, si può vincere, non si sa. Però vediamo di andarci in fondo a questa scommessa. Ecco, io non lo so che giocatore è, credo che non lo sappia nessuno. Meglio non saperlo. Capito? Però ma non è che uno, ti ripeto, se uno è un giocatore che ha un fenomeno in Russia, un fenomeno di ha avuto delle vicissitudini notevoli nella vita, di legge, di delinquenza, tutte queste cose qua. Se il ragazzo si è ripreso, il tempo un po' gli scivola. È due anni, ho già fatto 5 minuti, ho fatto, cioè come fa a giudicare il giocatore? Perché probabilmente anche l'allenamento, se non l'hanno mandato via prima e l'hanno tenuto anni, ma per forza, chi lo prende? Ma io mi chiedo ma questo, no, però. Ma se ne vi tu la trovi anche a prestare, paghi mezzo stipendio te, mezzo stipendio là, cioè, tu lo trovi la situazione? Io non lo so, via. Ma però... io mi chiedo questo, se italiano è uno che ha dato fiducia a tutti perché ha fatto giocare 20 giocatori, vero. Adesso lui non l'ha mai fatto giocare, ha fatto giocare 10 minuti, 20 minuti, mutualmente è un segnale. No, guarda, sicuramente ti ripeto, se non me lo fai giocare neanche col Benevento vuol dire che proprio non lo vedi, perché sennò non c'è verso. In questo momento secondo me è la partita ideale. Dai, magari doveva giocare al posto di Vlahovic. Quindi un po' difficile giocare a posto appunto. Sottile è più facile, ora, dire, ora, roba, così come dire, metto Sottile, no, vabbè, diventa più facile. Magari se tu metti là sul 3-4-0, magari qualche partita sul 3-4-0, uno qualche minuto. Sì, ma ora vinto la semifinale sul 3-4-0. Quindi in teoria non capisco perché non l'ha mai messo. Vabbè, quindi comunque è un giocatore che io non problemi fisici, non mi sento giudicare. Tanti problemi fisici, certo. Oppure di testa. Però il fatto sta che comunque lo giudichiamo a scatola chiusa, perché oggettivamente nessuno l'ha visto se non italiano. Cioè. Ora, magari potrebbe essere l'occasione buona per farlo scendere in campo. Tra l'altro c'è anche un contributo video proprio su Kokorin che vi vogliamo mostrare. Coco è un giocatore della Fiorentina, è stato male fino a poco tempo fa. E dalla settimana scorsa con il gruppo, quindi mercoledì giochiamo, e ci sarà spazio per tutti e vediamo quali saranno le scelte. Avete visto tutti che le rotazioni ci sono per tutti. Oggi se Dusan non riesce a rimanere in campo, Coco era pronto per entrare, quindi vediamo mercoledì. Mercoledì è una gara da onorare, vogliamo vincere, vogliamo passare il turno, quindi andrà in campo la miglior formazione. Quindi sì. Diciamo la possibilità c'è. Ha dato una speranza. È anche giusto. Insomma, sì, infatti. Credo. Che si possa tentare anche questa carta. E chissà, magari una rivelazione. Di regola, quelli che ho detto era medaglina sono andati via tutti. Ecco. Vabbè, ma nessuno dice che non se ne debba andare, però proviamolo. Niente, ci vuole altra gente nella nostra rosa. Anche Simeone che dicevano un blocco là, e Simeone si è dimostrato un giocatore che è valido. Cioè, voglio dire, però magari a Firenze aveva perso la sua dimensione, forse è stato anche giusto mandarlo via, molto probabilmente, perché... Se a Firenze non rendeva e è andato in un'altra piazza e ha reso molto, vuol dire che l'ambiente forse non era adatto per lui, perché anche gli ambienti sono fondamentali per i giocatori. Sicuramente. Pensare che sia tutto uguale. Cioè, il problema è che ora sei abituato a avere un centravanti che tutte le domeniche fa uno o due gol. No, questo purtroppo è il gioco del calcio. Quindi quando sostituisci un centravanti del genere... Non ti dico che devi fare gol. Se c'era Vlahović, c'era Vlahović, c'era dire. Perché a Firenze, no? Però a Firenze non ti puoi permettere di far giocare uno che non che non fa gol, che però è fuori completamente. In questo momento lui quando è entrato veramente era fuori. Sì, ma quindi, ma a Firenze ora come ora, sicuramente sembra spesso, ma sembra che faccia un altro sport. Allora, non salina nemmeno, sono convinto, non salina bene nemmeno. È chiaro che l'italiano se non lo fa giocare perché anche l'allenamento non produce quello che dovrebbe produrre. Anzi, manda le foto dal mare, da fare fotografie. Non dovrebbe nemmeno fare. Andrea, nelle condizioni che sei te tutt'oggi, in quelle condizioni lì dove non giochi, non ti alleni bene e quando entri in campo fa delle figure veramente. Ma se per questo anche Sottile ha rimandato delle foto quando era a Cagliari, non giocava, dai. No, a Cagliari giocava Sottile, è stato fermo.
è stato no. No, Sottile è stato fermo a livello di polemica è stato fermo quattro mesi per infortunio. Da te prendi le posizioni che sono fisse lì, non sono elastiche come il calcio. Su alcuni giocatori bisogna prendere posizioni, su questi giocatori, come quando c'era Ljajić che faceva altro che mangiare Nutella e giocare alla PlayStation, perché la verità, Mihajlović l'aveva anche detto, come Cerci andava in giro con la gallina, che aveva la gallina a guinzaglio, il gatto a guinzaglio, non è mica stato l'unico. Certo, è stato prima a portare la gallina, povero Gil portava la gallina a Firenze in centro per il guinzaglio, è stato un grandissimo giocatore. Non puoi giudicare un giocatore, ma gli atteggiamenti non può permettere, perché fai come può portare la gallina, però non fai come può portare gli atteggiamenti si giudica anche il calciatore, quello che vuole. Se uno a livelli, non è che uno può fare quello che vuole. Se uno è estroso, però in campo è un Cristiano Ronaldo, un Vlahović, per esempio, un Batistuta, ma se uno fa quello estroso e dopo in campo non dà niente, apprezzi l'estrosità di un giocatore che se risponde anche in campo è un estroso. Poi può anche non prenderla mai, ma se vuole la gallina a guinzaglio, per me bravo, se la può portare la gallina a guinzaglio. Poi se poi va anche in campo è bravo, meglio ancora. Sicuramente. Cioè, lo giudicherai come estroso fuori dal campo e come brocco dentro al campo. Quello è un altro discorso, voglio dire. Però la vita privata delle persone è vita privata delle persone. Conoscendo i precedenti, cioè il fatto di una foto al mare, cioè non la vedo una cosa così grave. I social non aiutano molto perché sempre si prestano a tutti i giudizi. Se uno fa così, vada a mandare capito? Un po'. Dobbiamo attaccare così. Un po'. Io sono per dare tempo alle persone. Cioè, il calcio non è che ti dà tanto tempo per essere chiari. Il calcio non è vero. Però non si è visto mai, ha giocato 5 minuti a partita, 10 minuti un'altra volta, 5 minuti un'altra volta. Certo, passeggiava, è anche vero questo. Forse non era in condizione. Forse Italiano, siccome è un ottimo allenatore, ovviamente avrà in mano la situazione, il polso della situazione, e potrà decidere se farlo giocare o non farlo giocare. Certo, è uno della società, un giocatore della Fiorentina, come ha detto Italiano in maniera molto esplicita e molto giusta, vedremo quello che si può fare. Sicuramente lo deve difendere, poi se domani non giocasse nemmeno domani, allora sarebbe già... Credo che a quel punto... Insomma, se poi gioca domani e fa due gol, diremo bravo. La prossima trasmissione vengo qui e se ne parla. Certo, sicuramente. Se ne parla e Marco tanti si può spargere il capo di sempre. Certo. Io sono convinto e c'ha la medaglia già pronta. Secondo me ha giocato già il jolly la scorsa settimana, quando sei esposto ampiamente già sul la risultato pronta, che io ho temuto veramente lui molto. A gennaio ora, ci dice vediamo. Arrivederci. Vabbè, vedremo. Non so neanche se sa l'italiano. Vabbè, questo ora è un altro aspetto ancora. Ci sono fior fior di giocatori che non hanno imparato mai bene l'italiano. Sì, anche allenatori sempre così. Esatto. Sì, allora. Paolo, ho visto oggi anche un messaggio che riguarda Torreira, di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, perché appunto è considerato uno dei giocatori da assicurarsi il prima possibile. Sì, assolutamente, questo telespettatore ci scrive: buonasera, riscattiamo subito Torreira, è indispensabile per questa squadra, ma ci sono anche dei messaggi non così positivi riguardo ad altri componenti del centrocampo, per esempio l'ultimo che è arrivato ha scritto mercoledì, ultima chiamata per Amrabat, che a differenza di Torreira non sta facendo molto bene, tra quelli che per il momento italiano non è riuscito a rivitalizzare. Anche lui penso che... Anche lui, ma se li mandiamo via tutti? No, questi due sì. Ecco, questi due, e basta, ci fermiamo lì. Si ritorna da Juric. Lorenzo, secondo te i possibili partenti a gennaio sono effettivamente Amrabat e Kokorin? Di cui, insomma, Kokorin, se deve continuare così, è evidente che non ha senso tenerlo qua. Amrabat non ha mai centrato la doppia della Roma. Ecco. Intanto sì, la Roma si è portata sul 2-0. Ibañez di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Bene, ecco, sì. Sono soltanto questi due i nomi destinati a partire, e
soprattutto secondo te quanti saranno invece gli innesti, considerato sempre che gennaio è un mese particolare per fare degli acquisti importanti? Sì, gennaio è un mese difficile, non, insomma io ricordo solo Salah negli ultimi 10 anni, 15, come grande colpo di gennaio, un mercato, ma per tutti è difficile, gira pochi soldi, prestiti vari, insomma situazioni... sicuramente che non stravolgeranno gli equilibri. Ora vabbè, su Cocorin abbiamo anche un po' scherzato, oggettivamente è già partito, ma per tutta una serie di motivi di cui abbiamo già parlato abbondantemente. E Amrabat, sì, penso che sia un indiziato a partire, perché non ha fatto bene insomma ai margini del centrocampo titolare che ha in mente italiano. Malè pure sta venendo fuori, quindi voglio dire, potevano essere loro, no? Ma Malè magari per un discorso di prestito, e invece penso che Malè debba rimanere e si meriti questa opportunità, mentre Amrabat oggettivamente ha deluso, ma ha deluso anche l'anno scorso, non si capisce se è il ruolo, non è il ruolo. Io penso anche forse è stato un po' sopravvalutato quando è arrivato, forse un anno a Verona, non, come dice una rondine, non fa primavera, nel senso anche lui non è che in carriera abbia fatto ancora sfracelli, quindi forse non, anche lì l'ambiente non lo ha aiutato, forse non è la sua squadra, il suo modo di giocare. È giusto che secondo me che parta, ovviamente sostituito a dovere, perché penso che vista la posizione di classifica è importante comunque in prospettiva a gennaio anche per attirare potenziali giocatori importanti, vedendo che comunque il campionato lo stai facendo da protagonista, comunque da lotta per le posizioni europee. Se Ikoné, insomma questo ragazzo del Lille, effettivamente arrivasse, insomma sarebbe un bel colpo, un ragazzo di grande prospettiva. Sì. E l'esterno che manca, penso che anche un altro esterno difensivo e anche appunto un centrocampista nel caso in cui partisse Amrabat, direi che potremmo completare una squadra che comunque già è buona. Sta facendo bene. Andiamo ancora in pubblicità, qualche minuto, poi torniamo ancora di nuovo qui in studio per parlare di Fiorentina e molto altro ancora. Riprendiamo allora ancora parlando di Fiorentina, ma non solo, perché tratteremo anche quello che sta facendo l'Empoli in questa fase dei vari campionati, sia per quanto riguarda la prima squadra che per il campionato primavera. L'Empoli, allora, come prima squadra abbiamo già commentato, sta facendo un campionato davvero strepitoso sul livello della Fiorentina, perché assolutamente davvero, anche per quanto riguarda l'Empoli, nessuno si sarebbe aspettato di vedere in questa posizione di classifica, e inoltre gioca anche un ottimo calcio. Invece per quanto riguarda la primavera, dobbiamo ovviamente fare una citazione, un applauso alla Fiorentina primavera, che è riuscita a conquistare la Supercoppa. Quindi Marco, qui ti passo la parola. Vero, perché, no, contenti perché erano 10 anni che non vincevamo la Supercoppa. Se mi ricordo bene, la vincemmo a Roma con gol di Acosti e Piccini, anche Carraro, qualcosa. Se mi ricordo bene, che era una cosa di 10 anni fa. L'ultima Coppa l'abbiamo vinta 10 anni fa. È stata una bellissima partita. Poi Andrea ora ci parlerà un po' della partita che ha visto oggi. Purtroppo abbiamo perso contro il Torino in campionato. Ecco, questa è la partita di Supercoppa. L'Empoli è passato in vantaggio Magazzu, l'Empoli vinceva 2-0. Io infatti quando ho visto il secondo gol, l'Empoli è una buonissima squadra, ed è strano che l'Empoli anche Andrea, che non abbia fatto giocare Baldanzi, è fortunato, e Kong è fortunato da diverse partite, e infatti con questi due calciatori sarebbe stata più dura. Questo è il secondo gol di Rizza. Infatti l'Empoli, comunque la Fiorentina non è che ha rubato nulla, non ha rubato niente. Anche trovarsi sotto 2-0, riuscire a recuperare, riuscire a risalire, certo. E l'Empoli ha sbagliato il 3-0, lì è stato fondamentale, sì. Se fa quel gol lì diventa dura. Però ha meritato poi la Fiorentina, e questo è il bel gol di Agostinelli, 2-1, ha ridato speranza. È stata una bella partita, è stata una partita molto combattuta, una partita bella, giocata bene anche a tutte e due le squadre, insomma basta la pena, dai. Questo è un buon giocatore, Agostinelli è un buon giocatore. E questo è il pareggio al 90esimo di Toci,
che ha ridato proprio la speranza finale, perché anche se c'era un po' di recupero, ma è sempre difficile fare gol. L'Empoli ha avuto un po' di calo, si è abbassato molto, e questo è il gol di Krastev, che ha fatto il 3-2. Poi c'è un giocatore che vi ricordate l'altra settimana, quando ho detto di stare attenti al giocatore dell'Empoli, a questo ragazzo, a Fazzini, che secondo me farà un'ottima carriera e esordirà anche in Serie A a breve, in questi mesi. Guardate il gol, ha fatto il 3-3 a due minuti dalla fine. Questo veramente è un ragazzo molto interessante, questo Fazzini, bravissimo, il settore giovanile dell'Empoli. A parte il gol, è un giocatore che gioca a tutto campo, in posizione tattica sempre eccezionale, una grande esplosività, pompa il piede, insomma un giocatore intelligente, veramente un bravo. E qui siamo a calci di rigore, dove Muntiano ha sbagliato il primo calcio di rigore. E poi quando se andiamo a rigore, questo è tirato malissimo, andiamo a rigori è sempre una lotteria, comunque un plauso a tutte e due le squadre, perché sono i migliori settori giovanili sia della Toscana, Empoli e Fiorentina. L'Empoli fa un ottimo lavoro sui giovani, perché l'Empoli per essere una cittadina di 50.000 abitanti, però sta facendo veramente bene. E questo è l'ultimo calcio di rigore di Agostinelli, battuto benissimo, tra l'altro, la vittoria. Poi c'è stato un po' di polemica, ma si sa, i derby sono i derby, però insomma, questa è una bella vittoria e una bella sfilzata di coppe che abbiamo fatto negli ultimi due anni. Insomma, queste tre coppe ce le meritiamo tutte. È sempre bene vincere, però è sempre bene anche portare a casa anche trofei e qualche calciatore da immettere poi nella prima squadra. Purtroppo oggi, Andrea era presente a vedere la partita, l'ho vista la televisione, abbiamo perso in casa contro il Torino per 3-2, vincevamo poi 2-1, passati in vantaggio con Toci e Munteanu. Poi il Torino abbiamo avuto la primavera, ce l'ha questi sprazzi di situazione dove ci fermiamo, e quindi 8 minuti 9 abbiamo preso i due gol. Ma è stata una partita strana, ha dato un rigore che quantomeno discutibile, insomma. Però chiaramente la dimostrazione è che le partite non sono mai finite, non puoi mai mollare, non puoi mai abbassare la guardia, perché Fiorentina ha giocato bene, ha giocato la sua partita, ha avuto le sue occasioni, qualcuno ha sfruttato, però il Torino ha sempre ribattuto colpo su colpo, una squadra coriacea, cattiva, un allenatore sempre pesante, sempre sul pezzo, che ha sempre citato la squadra, non hanno mai mollato di un passo, diciamo così, ecco. Sarebbe stata una vittoria importante oggi per la Fiorentina. Sì, dispiace moltissimo, perché ragazzi hanno dato veramente tutto, non si può dire niente. Purtroppo è stato quel rigore, ma il pareggio secondo me era il risultato giusto. Sì, il pareggio sì. L'economia della partita. In base alla partita sì. Chiaramente se un arbitro dà un rigore, ora fa per parlare, ma un rigore è un gol, che non c'è, è una cosa regalata. Infatti. Poi c'è stato anche una palla, stava per entrare in porta da parte del Torino, che hanno contestato, poteva essere gol, però si è visto male in televisione se è passato la linea non si è visto. Non è stato un episodio. È un campionato strano, abbiamo detto tante volte anche con Paolo, perché è una classifica talmente corta, io sono anni che non vedevamo una classifica corta, si pensa è solo la Roma che è in testa con 30 punti, poi il Torino è secondo a 21, la SPAL che è nei play out, nella zona play out, a 14 punti, il Torino è secondo, 21 punti. Sì, poi è tra l'altro onda. Marco, non mi vorrei sbagliare, ma il Torino non aveva cominciato molto bene la stagione. C'è questo continuo sale e scendi, da una parte è bello il campionato per il suo equilibrio, dall'altra non vorrei che questo significasse un livellamento un po' verso il basso, vedendo certe partite viene proprio sospetto qui. Anche noi andiamo a pareggiare col Genoa a casa, poi abbiamo pareggiato a Lecce, le squadre sono nei bassi fondi, ci ritroviamo a Fiorentina al settimo posto con 18 punti e l'Empoli al decimo posto con 17. Se avevi vinto oggi eri te a 21. Certo. Cioè. Talmente volte ci si può ritrovare in 3 secondi in alta classifica, la Roma sta dominando, poi c'è l'Atalanta
che quest'anno non viaggia molto. Il Torino per un paio di anni ha lottato nei bassi fondi, quest'anno si è trovato al secondo posto. C'è lei, anche lei è sempre lì, non è che fanno, che hanno fatto molto. Sono delle squadre che non sono andate avanti. Anche l'Inter. L'Inter. Siamo un po' tutti nel mucchio. Sì, sì. L'Atalanta sì, infatti non è partita bene. Il Torino è un'ottima squadra, a vederla oggi è un'ottima squadra, ha tre o quattro giocatori molto bravi, interessanti, sì. Però insomma non c'è questo livello così alto del campionato, almeno così mi è parso. Poi, sai. Poi l'importante, come abbiamo sempre detto, come abbiamo sempre sentito dire dagli allenatori, sono tutti qui nei settori giovanili, l'importante è poi tirare fuori i ragazzi, lo abbiamo fatto noi per una quindicina di anni. Già debuttato Di Stefano. Sì, Di Stefano ha debuttato quei 5 minuti in Serie A, non è poco. Intanto anche il ragazzo poi c'è già anche un'idea che italiano tiene d'occhio anche la primavera, certo. È molto importante. Mi sembra giusto. Come la Fiorentina adesso. Sì, sì, è vero. Bene. Probabilmente già dall'anno scorso si è visto una rivoluzione, comunque un miglioramento per quanto riguarda sì, il settore sì. giovanile. Prendiamo un po' troppi gol. Si sta guardando la Roma. La Roma, lo Spezia ha preso un gol di testa da Ibanez, sì. Con la marcatura in area di rigore che se la facevo io quando giocavo mi strappavano il cartellino. Cioè, purtroppo le marcature sull'uomo, sia nelle zone particolarmente calde dell'area e del campo, no, secondo me si sono un po' dimenticate. Ecco, sì. Questo voglio dire. Tanto è vero che tu guardi la domenica precedente 40 cose sono stati fatti. Domenica ora si vede dei 4-3, dei 4-4, sì. Dei 3-3, 4-2, cioè delle robe. Il marcatore dove sono un po' saltato. 40 gol, quando, non voglio dire che era meglio o era peggio, è un dato di fatto. Venivano fatti in tre turni. Sì, sì. Ma non è anche questa moda, tra virgolette, di. Costruire sempre da dietro ha portato da una parte certe squadre ad adottare questo tipo di gioco senza averne le caratteristiche e dall'altra anche proprio fin dal settore giovanile a insegnare più quello che non la marcatura vera e propria. Ma io penso questo, la fase le due fasi del calcio, possesso e non possesso, vanno curate tutte e due alla stessa maniera, con grande attenzione, e secondo me c'è ora molta più attenzione nella fase di possesso, cioè si vede squadre che magari hanno 75-80% di possesso palle, magari perdono 2-0. Cioè, non è detto che il possesso di palla, se è sterile, se non è con la verticalizzazione, diciamo, nel momento giusto, porti poi al risultato finale, insomma, ecco. E poi quando il giocatore è portato sempre a giocare, a farsi da palla, specialmente i difensori, a smarcarsi per costruire, quando poi perde palla non ha più quella. È come un interruttore, no? Che si spegne e si accende. Ho palla, c'ho la luce accesa e mi smarco per giocare. Perdo palla, dovresti fare come l'interruttore, tu cambiare completamente mentalità da smarcarti per gestire. A aggredire il più vicino, a chiudere la linea di passaggio, a aggredire l'uomo sulla palla. Invece, purtroppo, quando il giocatore pensa, il difensore specialmente, pensa solo a giocare, fa fatica a fare questo scatto. Sì. E si vede dei gol che vengono marcati da dietro, oppure che si trovano fuori posizione, oppure che lasciano degli spazi alle spalle con la palla scoperta senza scappare. Cioè, ci sono delle cose. Ma queste partenze dal basso, io ora c'è questa moda di questa situazione di partenza dal basso, non la concepisco. No, ma poi anche perché tutti assalgono. No, veramente, perché pressano talmente in avanti e poi ti trovi in difficoltà a passare il pallone al portiere e il portiere poi deve rilanciare. Ora non ti dico di dare pallonate alla Cinibè, anche perché Marco, però, insomma, se fai un certo tipo di gioco, immagino che tu lo faccia per sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori e per avere dei vantaggi poi in zona gol. Ma vedi delle squadre in cui il portiere la passa al difensore, che invece di controllarla bene subito e provare il lancio, la controlla, la ricontrolla, appena vede l'attaccante avvicinarsi sembra che ci abbia il pallone che gli scotta e poi la lancia in fallo laterale. Quindi che cosa hai ottenuto a fare quella costruzione dal basso? Quando trovi le squadre che vanno ad attaccare alte, poi rischiano anche dietro, quindi è quello che prendi tanti gol. Giochi sempre l'uno contro uno. Tante squadre vanno ad attaccare, giocano l'uno contro uno, due contro due dietro, 3 contro 3. Però a livello giovanile, la Fiorentina
Fiorentina gioca a centrocampo altissima quando ha la fase in aria la squadra avversaria, e lo sta facendo bene, però rischia, è normale, quando trovi squadre di alta classifica che hanno davanti un potenziale, infatti hai perso e ha preso diversi gol, soprattutto nel secondo tempo, dove vai fisicamente te a calare e quindi è normale. Però a livello giovanile non si dovrebbe, un po', no? Un po' a livello giovanile fare anche questo. La Fiorentina primavera l'anno scorso ha subito quasi 60 gol, 58-59, quest'anno siamo già a 13 gol subiti, 15 fatti, senza contare i 3 presi in Coppa. Sì Marco, ma il campionato primavera è un campionato a sé, c'è ragazzi che veramente se gli fa fare il possesso palla non è come la Serie A. No, di certo. Ogni 2 passaggi ne sbagliano. Cioè, vorrei in teoria diventa difficile fare. Un'analisi del campionato e vedere quanti gol sono stati presi per passaggi sbagliati per uscire con la palla e quanti gol sono stati propiziati dall'uscita con la palla a terra. Io sono amante del bel gioco, perché vedere giocare bene una squadra fa sempre piacere, no? Sempre riempie gli occhi, come si dice, però poi l'essere utilitaristi nelle cose, a volte non è che devi giocare male, però una squadra come di bassa classifica, come il Cagliari, che va a giocare contro l'Inter, può partire da dietro. Secondo me diventa un po' moda da applicare, ma un resoconto sbagliato. Certamente. Come lo Spezia con la Roma, cioè io me la giocherei sempre là e poi si starà a vedere. Poi dici giochi male, sei venuto a vedersi, non sei di moda, fai quello che ti pare. Però cosa pensi di costruire? Ti ho detto bene Andrea, c'è dal basso, a me non hai un Paris Saint-Germain. La Fiorentina che ha una squadra tecnicamente di livello molto alto, anche nei difensori secondo me. Certo. E lo sta dimostrando, può già avere più intenzioni di giocare sicuramente, dal basso. E lo trovo anche giusto. Ma è una squadra che fa il Cagliari, tira la Juventus verso di sé giocando dal basso per crearsi lo spazio alle spalle, lo può fare una grande squadra, cioè in questa maniera qui, che deve tirare fuori la squadra. Squadre di bassa classifica, ma poi soprattutto poi, ripeto, devi avere le caratteristiche, cioè i difensori con le caratteristiche giuste, nel senso due come Caceres e Godin, tornando al Cagliari, mi sembrano due più da marcatura che da costruzione dal basso. Appunto, no, il Cagliari se fa 0-0 a Torino va bene, cioè, vedi, si va a cercare tante giocate. Il gioco di calcio, credo che non ci sia nulla di inventato. Quante volte tocca la palla in una partita? Anche oggi con la Roma, se hai visto ora a momenti, prende un gol e ma rischiano in quasi tutte le partite della Serie A. Noi abbiamo l'Empoli. L'Empoli è una squadra che gioca, quando offende in 6, 7, 8. E quindi è chiaro che quando riparte e prende un contropiede rischia, infatti prende diversi gol, ma li fa anche. L'Empoli ha preso diversi gol. È una squadra che ha 20 secondi. L'Empoli ha preso 29 gol, ha fatti 27 e ne ha subiti 29. Però ha 26 punti. A 26 quindi, punti. Cioè, è all'ottavo posto. Quindi volevo dire, è una squadra che sta facendo la sua figura, magari prende gol, però comunque si propone sempre. Però quello è bello dell'Empoli, però dell'Empoli che gioca al calcio. Non hanno paura di nessuno, qualsiasi. Aver vinto a Torino la Juventus, aver vinto contro di noi, vinci a Napoli. Se li vedi in campo anche ieri, non è che erano impauriti. Giocano al calcio. Non è che affrontano la partita. È una bella mentalità che ha dato Andrea Azzoli. Fino a questo momento probabilmente si sono sentiti anche come quelli che non avevano niente da perdere, quindi hanno giocato con una serenità che forse altre squadre non potevano permettersi. Però effettivamente fino a questo momento ha pagato. Diamo ancora la linea alla pubblicità, un altro piccolo break, piccola pausa per noi, ma ci vediamo tra pochissimo. Bene, allora adesso è giunto il momento di scoprire quali sono i top della settimana, ma prima di andare a leggere i top, come sempre c'è la nostra sigla e poi parola a Marco Mordini.
Allora, per i nostri top settimanali, sono quasi sempre i soliti, perché sono quelli che si esaltano e ci esaltano più di tutti durante la settimana. Io partirei per l'ennesima volta con Dusan Vlahovic, con un'altra bellissima doppietta, e così sale a 15 reti, anzi questo è veramente un grande campione. E Pantaleo Corvino ci aveva visto molto, ma molto bene su questo ragazzo, perché lo vediamo un campo, ma proprio grinta, ha voglia di giocare, nonostante le polemiche. Guardate cosa ha fatto, anzi gli abbiamo migliorato la situazione, mentalmente è diventato ancora più cattivo calcisticamente. Insomma, 15 gol con 5 rigori battuti, che poi che questo non sbaglia nemmeno i rigori, li batte benissimo. E poi non può mancare Vincenzo Italiano, che sta salendo ancora nella nostra top settimanale per il grande lavoro svolto. Aveva già fatto bene a Trapani, fatto benissimo la Spezia, e poi quello che sta facendo ora da noi, che ha rivoluzionato e ha rimesso in sesto tutti i nostri ragazzi. E poi dopo c'è Nicola Burdisso, perché Burdisso sta ricostruendo un po' questa Fiorentina. Qui siamo al primo anno che è in società un uomo di calcio vero, che poteva far bene soltanto qui da noi, e lo sta facendo, perché ha portato un po' di internazionalità in questa squadra. Poi non può mancare Aurelio Andreazzoli, l'Empoli con la vittoria della Roma, che la Roma sta vincendo e porterà in fondo questa partita. L'Empoli è all'ottavo posto con 26 punti, sta facendo un ottimo lavoro questo allenatore, a me piace molto, e a livelli forse è un allenatore che sta a questi livelli, nel senso le squadre medio, non medio alte, non grandissime squadre, però fa un lavoro buonissimo anche sui giovani. E poi, ragazzi, non può mancare il mio amico Giovanni Simeone, che anche ieri, nonostante la perdita, ha segnato il 12 fo per dirvelo, invece fo per dirvelo mi diano tanti, ha segnato il 12° gol. Però bisogna anche sottolineare che il buon Giovanni fa gol senza rigori. Tutti quelli che ha fatto non ha battuto un calcio di rigore. Se una volta non gioca, lo premi lo stesso. No, lo premi lo stesso, perché lui va a premiare. Mi è dispiaciuto talmente che è andato via, che è stato mandato via da gente incompetente, perché questo ragazzo poteva fare benissimo 12 gol quest'anno. Ma magari ha detto bene Andrea, era stata la sua fortuna, non era l'ambiente dove si trovava fatto male. Bene, quindi vi ricordate, fece male, perché non voglio sentire i tifosi, ma ti ricordi l'annata fu disastrosa per tutta la squadra, fece 7 gol soltanto, ne aveva fatti 14 l'anno prima, cominciarono a infamarlo e poi nulla, è stato mandato via. Però ha dimostrato, si fece come Vlahovic, ha dimostrato questo calciatore dove è andato, ha fatto bene, e parlano i gol, ragazzo giovane, che parlano gol, ecco, 3-0 per la Roma. Ha segnato a Fenaghian, sì, quel ragazzo che ha deciso in una doppietta la sfida col Genoa di qualche settimana fa, quindi. E Mourinho. Roma che chiude la partita. Mourinho. Beh, bene, quindi effettivamente siamo anche al 92°, quindi è veramente. E con Giovanni. Da considerarsi conclusa. Con Giovanni non abbiamo finito. Io mi stupisco, perché guarda, allora devo aggiungere io un paio di nominativi. Aggiungi te, Sì, perché guardando anche ad altri sport. Espulso. L'ha buttato fuori. Espulso. Anche. L'ha anche okay. Buttato fuori. Quindi comunque si concluderà sul 2-0. Penso, però. Sì. Ecco, dicevo, per quanto riguarda i top, invece dobbiamo aggiungere due nominativi, sì, perché sì. Io questa settimana ho notato anche altri campioni che si sono contraddistinti. Intanto vorrei complimentarmi con una donna, perché Federica Brignone ha vinto a St. Moritz, e quindi vero, è la miglior azzurra di sempre nello sci, quindi hai assolutamente bene, va inserita tra i top. Bene. E poi mi voglio complimentare anche con chi? Con il nuovo campione del mondo, campione non mondiale di Formula 1, Max Verstappen, che ha 23 anni, ha conquistato il titolo mondiale. Ha rubato il mondiale all'ultima gara. Non ha rubato niente. All'ultima gara l'ha stato conquistato con grinta e tenacia. L'ultimo giro ha rubato a Hamilton, perché ha messo le gomme nuove, Hamilton aveva sempre le gomme vecchie. C'è stato un rigiro anche lì.
tipo procuratori, che allora, come mai io ti dirò che nella prima curva in realtà non è stata, non è stato dato il non è stato richiesto ad Hamilton di lasciar passare Verstappen, quando invece sarebbe stato giusto il provvedimento in questo senso. Però Hamilton, siccome qui stiamo forte. Si chiama il salotto del calcio, io accetterai questo mio top della settimana e spostiamo di nuovo l'attenzione sul calcio, se no chiamiamo il salotto della Formula 1. Hamilton è più forte. Vabbè, vedremo, vedremo. Al momento sicuramente è un campione, però vedremo, ne riparleremo in futuro. È vero. Paolo, guarda, mi do un po' le spalle a Marco che mi ha un po' fatto arrabbiare. Ci sono messaggi interessanti di cui vuoi informarci? Sì, innanzitutto. Guarda, guarda, la nostra regia ha pronto un'immagine. Aspetta, scusa Paolo, sì. Eccola qua, visto? Eccoci, con la bandiera, vedi? Sta festeggiando il meritato, sì. Il meritato titolo mondiale. Il meritato titolo mondiale. Rubato, rubato. Sì, premetto che io non vi faccio compagnia sulla Formula 1 perché non la seguo dai tempi di Häkkinen, quindi. Ma a parte questo, ci fanno i complimenti per la trasmissione, per esempio Matteo di Aulla, che ci saluta e ci fa grandi complimenti per la trasmissione. Poi, vabbè, tornando al discorso della sfida di Coppa Italia, c'è un telespettatore che ci dice occhio al Benevento, perché comunque giocherà con la formazione tipo. Credo che vorrà fare quella figura, ma insomma la Fiorentina è in fiducia e non penso che debba temere più di tanto il Benevento. Non deve essere presuntuosa, ma neanche un altro 3-0 a casa. Ecco, allora di nuovo torniamo sull'argomento pronostico di Mordini. Guarda, allora non te lo chiedo subito. Per quanto riguarda però la partita appunto contro il Benevento, abbiamo parlato ampiamente della possibilità di spazio per Kokorin, ma la domanda invece che voglio farti, Lorenzo, è, lasciando da parte la Russia. Siberia e quant'altro, nonostante il clima abbastanza freddo di questi giorni, se ti aspetti un massiccio turnover da parte di Italiano in occasione di questa partita oppure no? Sì, sì, me lo aspetto assolutamente, perché sono tante partite ravvicinate e tanti impegni, insomma è anche giusto che ci sia, senza sottovalutare l'impegno. Non vorrei fare un Carpi bis, se ve lo ricordate, di qualche anno fa, dove insomma fu una brutta figura, però era insomma un'altra era, però sono partite da non sottovalutare, da fare una buona figura, da passare il turno, perché io penso che comunque la Coppa debba essere un obiettivo, perché a parte che dà una qualificazione diretta, non so se all'Europa League o alla Conference League quest'anno, però comunque sia, è un trofeo che manca anche da tanti anni, che quest'anno è l'unico che potresti poi eventualmente giocarti, quindi turnover sì, però ho fiducia anche in quelli che sono tra virgolette le seconde linee, ecco, perché comunque hanno dimostrato finora anche i subentranti di fare bene e speriamo che facciano il loro dovere e magari mettano anche in difficoltà Italiano. Io credo che giochi Vlahovic domani, ma è quello, io Vlahovic ancora... e Sottil giocano domani sicuramente, può essere. Teniamo in considerazione anche che comunque la successiva partita di campionato ecco invece sarà una partita abbastanza impegnativa, perché giocheremo contro il Sassuolo, che sta facendo comunque un ottimo campionato. Andrea? Sicuramente il Sassuolo ha dimostrato, anche quando va sotto di qualche gol, riesce sempre a recuperare, quindi una squadra in salute, che fisicamente sta bene, gioca bene. Dionisio è un ottimo allenatore, ci sono degli ottimi giocatori, Raspadori, insomma, è una buona squadra, una buonissima squadra, quindi direi che bisogna stare molto attenti. Certo, ora non dico un massiccio turnover, magari no, l'Italiano saprà gestire al meglio le forze dei suoi giocatori, chiaramente tenendo d'occhio la qualificazione, ecco. Pensando però con un occhio anche alla domenica di campionato, perché insomma è importante stare attaccati, o stare il più vicino possibile, se non siamo attaccati, proprio attaccati, però il treno delle 4-5 squadre che sono sopra noi, ecco. Daniele, secondo te questa annata per la Fiorentina è più importante riuscire a posizionarsi in una posizione di classifica utile per le coppe europee o magari tentare di lottare per l'unica coppa nella quale partecipiamo, cioè la Coppa Italia, che comunque è un trofeo che nelle fasi finali è molto seguito. All'inizio sembra sempre un po' trascurato da tutti, invece poi entra nel vivo.
Andare in Coppa UEFA secondo me è fondamentale, però la Coppa Italia di più, perché è un trofeo che se comunque lo vinci è un trofeo che hai vinto, quindi è un prestigio che manca da tanto tempo, che potrebbe dare veramente quel qualcosa in più. Secondo me la Coppa Italia, anzi io se fossi italiano la punterei a vincere, perché è uno dei trofei dove noi possiamo sinceramente puntare, perché poi ce ne abbiamo altri, certo, quindi secondo me come priorità. Poi è chiaro che il campionato te lo giochi, però puoi arrivare in Coppa UEFA, il campionato è difficile anche arrivare nelle prime quattro, fai un buon campionato sicuramente la farai, però la Coppa Italia non va assolutamente snobbata, perché comunque anche se dovessi arrivare in finale comunque sei arrivato in fondo, e quindi è sempre una cosa importante. Turnover sì, non troppo, lo farei già a vittoria acquisita, magari un po' di turnover in più, perché comunque prima secondo me devi guardare il risultato, devi vincere, non è che devi guardare tanto in faccia. Sì è vero, devi giocare l'uno o l'altro, però io sono più per vincere, poi vediamo. E poi se c'è qualcosa di avanzo. Lo so, poi, è vero. Non so se sia ancora così perché cambia spesso questa regola, però se non sbaglio, arrivando in finale contro una squadra che si è già qualificata per le Coppe Europee, se quella squadra vince la Coppa vai in Europa League te, anche se hai perso poi, la Paolo, Coppa Italia. Vincere una Coppa Italia è bello. Cioè, assolutamente. È veramente bello. No, lo dicevamo dal 2000. Prima della trasmissione, insomma, l'ultima volta che la Fiorentina ha vinto la Coppa Italia, io facevo la terza elementare. Dire. È passato qualche anno. Te la voglio proprio dire, io arriverei anche ottavo nono, ma vincere la Coppa Italia. Guarda come sono io. Preferiresti il trofeo? Sì, anch'io sarei disposto un trofeo a arrivare ottavo. Potresti andare nella zona, comunque fa uguale. Certo. Quindi no, quando l'Atalanta arrivò secondo in Coppa Italia, che si andò noi, che si andò in Coppa UEFA, fu una bellissima esperienza. Cioè, diciamo che fu il primo affaccio dell'Atalanta in Europa. In Europa, insomma, fu una cosa molto. E poi arrivò alle semifinali, no? Sì, si perse col Malins, che poi perse in finale con l'Ajax. Si eliminò lo Sporting Lisbona, lo Ficreta, insomma, fu una bellissima esperienza. Per Bergamo era la prima volta che si affacciava in Europa, quindi c'è un grande entusiasmo. Insomma, l'Europa porta anche un certo fascino, di situazione internazionale che fa sempre bene alle squadre. Quindi la Coppa Italia non va assolutamente. Poi tutti ne parlano, giornali all'estero, insomma, diventa anche una cosa di motivazione anche per la squadra. Poi, specialmente squadre a quei tempi come l'Atalanta, si ritrovano in una Coppa Europea, insomma, diventa una cosa emozionale anche per tutti. Poi è sempre bello portare il nome di Firenze in giro per l'Europa. Ora, noi stasera, giusto per ricordare un po' quello che è Firenze, abbiamo la confezione della profumazione del Rinascimento Immobiliare, che tra l'altro è una confezione che è quasi un'opera d'arte. Sì, perché, è bella. Da una parte abbiamo un affresco e dall'altra Palazzo Vecchio. Quindi, è vero. Questo per testimoniare sempre. Ci porta fortuna anche di però, Firenze. Sì, è vero. Da quando abbiamo messo questa profumazione qui davanti a noi nel Rinascimento Immobiliare, ci sta portando fortuna. È vero, per fortuna che dura a lungo. Quindi sì, dura molto a lungo. La potremo tenere con questi bellissimi stecchini qui dentro. Sì, sì. Beh, profuma l'ambiente. Ci inebria tutto l'ambiente. Per tutto la dovremmo cominciare a portarlo anche in Fiorentina. Sì, negli spogliatoi. Negli spogliatoi, negli uffici. Negli spogliatoi ce n'è magari più di prima. Andavo da Pantaleo, portavamo a Pantaleo, andavo al settore giovanile, portavo un po' di situazione. Una volta fu inquadrato anche da Rai 3, fecero un servizio, c'era delle cose fatte molto belline sul tavolo di Pantaleo Corvino, di professor Veggi. Sì, veramente. E una volta Rai 3 inquadrò, perché a quei tempi esordì in Serie A, venivo a ricordare anche ogni tanto queste cose, Michele Camporese, l'amico Michele Camporese, ogni tanto non lo sento, giocare il Pordenone ora, una promessa che nel secondo nome non poteva rimanere sempre a livelli di Serie A. La targa che noi facemmo a quei tempi con il premio che avevo dato il via io nel 2004 al settore giovanile fu inquadrata a casa di Michele dalla RAI, la targa fatta da noi per il premio del settore giovanile. Lui fu uno di quelli che vinse questo premio qui. Beh,
Bene, allora sicuramente noi continueremo a tenere la nostra profumazione qui in Bella Vista, certo, certo, per portare anche fortuna alla Fiorentina. Piccola pausa e torniamo tra pochi minuti con il Salotto del Calcio. Ancora qualche minuto in nostra compagnia per parlare e fare il quadro generale della Serie A, di cui abbiamo parlato in apertura, e ovviamente se volete rivedere tutto quello che abbiamo detto, che i nostri opinionisti hanno detto nel corso di questa puntata, potete farlo ripartendo dall'inizio con la puntata di questa sera, così come tutti i programmi di TVL che potete consultare ovviamente riselezionando ognuno di questi video, di questi eventi dal palinsesto. Dicevamo appunto una Serie A avvincente soprattutto nella parte alta della classifica, dove l'Inter per la prima volta guida in questa fase del campionato, è riuscita appunto ad acciuffare la posizione di testa scavalcando Milan, Atalanta e Napoli che ora stanno inseguendo. Un momento difficile soprattutto per il Napoli, che purtroppo anche in seguito ai numerosi infortuni si trova un po' in difficoltà, e anche il Milan, che io sinceramente mi aspettavo di veder tornare a una vittoria convincente anche in virtù dell'uscita dalla Coppa. Ecco, pensavo che eliminata la situazione delle coppe si concentrasse in modo un po' con qualche risultato in più sul campionato. In mezzo si trova l'Atalanta appunto tra Milan e Napoli con 37 punti e quindi anche ancora a tutti gli effetti in corsa per il campionato. Subito dopo c'è ovviamente la Fiorentina, di cui abbiamo ampiamente parlato. Daniele, l'Inter sembra essere la squadra con l'organico migliore per conquistare, diciamo, il titolo di quest'anno, però non si può mai sapere, perché Napoli era partito assolutamente come squadra da battere e invece adesso si sono rivoluzionati i giochi. No, vabbè, l'abbiamo già detto l'altra settimana. Sì. Per me l'Inter, presa la testa del campionato, non la lascia più. Ecco. Perché è la squadra più forte in assoluto. Sì. La squadra in assolutamente più forte. L'Atalanta credo sia la squadra che in questo momento possa reggere il passo. L'Atalanta, però tutti gli anni poi è la squadra che a un certo momento ha delle flessioni. L'Inter credo la porti fino in fondo tranquillamente. Una bella squadra. Il Milan, sappiamo che la rosa del Milan è una rosa giovane, una rosa che comunque sta facendo bene, però secondo me è inferiore all'Inter. Il Napoli io direi che lo possiamo anche riprendere, perché è alla nostra portata. Allora, il Napoli ha grossi problemi a livello offensivo, soprattutto la che rimane così me, credo davanti si è visto con l'Empoli, ha fatto, sì, 30 tiri in porta, però non riesce a concludere, a finalizzare, e credo sia un problema, sia un problema che se non riescano a trovare un centravanti, un bomber, dovrebbe rientrare con la maschera, sì, dovrebbe la protezione, e comunque credo che anche il Napoli abbia quei 13 giocatori, non di più, poi il resto sono ottimi giocatori ma non fanno la differenza, diciamo, delle grandi squadre, sto parlando. Quindi io penso che, senza ombra di dubbio, Inter, Atalanta e Milan, ma Atalanta prima di Milan, secondo me. Su questo sinceramente sono d'accordo, proprio dal punto di vista della lunghezza della rosa, sia a livello numerico che qualitativo. Per esempio ieri ha fatto gol Miranchuk, che è la quarta, quinta scelta dell'Atalanta, dalla metà campo in, sì, su, poi ha tanti altri giocatori importanti, quindi secondo me l'Atalanta può quantomeno o giocarsi, se non lo scudetto, qualcosa di simile fino alla fine, oppure magari fare tanta strada in Europa League, dove arriva dopo 3 anni di esperienza in Champions, quindi secondo me anche lì può dire la sua. Ma non so se siete d'accordo con me, però sia il Milan, Pioli in particolare, e Luciano Spalletti, nostro amico, partono sempre forte, molto, quei campionati che fanno loro, no? Poi arrivano a un certo momento e hanno questo calo, probabilmente la preparazione che fanno partendo così, poi lo hanno sempre fatto, anche il Milan, la squadra di Pioli, è sempre poi andata in ribasso, il Luciano uguale, le sue squadre. Napoli l'ha fatta anche con Sarri, sì, aveva 10 punti di vantaggio, l'ha persa e ne ha ripersa altri 7-8, sì. Quindi comunque ti ripeto, è proprio secondo me la rosa del Napoli che ora viene a mancare.
perché veramente la alla lunga Napoli, poi dici se in questo momento se trova 3-4 giocatori come Insigne in difficoltà, gli manca il difensore centrale Koulibaly, che secondo me è un altro punto fondamentale. Io credo che quello sia forse il punto nevralgico, perché il Napoli nelle prime partite prendeva veramente pochissimi gol, era la difesa migliore del campionato. Poi da quando manca Koulibaly, insomma, ma l'esempio pratico ce lo dà la Fiorentina. Se noi leviamo Torreira, Vlahovic e Gonzalez, non siamo più niente, diventiamo una squadra. A parte ancora la prima, ha subito 13 gol in Napoli. Sì, però 8 nelle ultime partite. No, perché la grande forza di Koulibaly, secondo me, è che oltre a giocare bene individualmente, fa giocare bene anche gli altri, come il Milan da quando si è infortunato Kjær. Tomori è già andato in difficoltà, sia contro l'Udinese che contro il Liverpool. Poi Napoli ma anche il portiere. Se vediamo il Milan e fa gol Ibrahimovic quasi sempre. Sì. Ancora bene a 40 vuol dire che molto probabilmente anche il Milan, se punta su Ibrahimovic, molto probabilmente non potrà arrivare lontano, perché Ibra sappiamo che ogni tanto si infortuna, mancherà. Avrà dei cali, anche se comunque quando c'è poi insomma fa sempre gol, però alla fine segna sempre lui, quindi anche il Milan ha delle difficoltà, l'Inter segna tutti, cioè, comunque alla fine ha una rosa e lì davanti il è completa, il Brausa Inzaghi perché c'ha dei giocatori che comunque sono individualmente nell'uno contro uno sono superiori. Inzaghi ha rimesso il senso anche Perisic, Inzaghi è un grandissimo allenatore secondo me, per non parlare di Çalhanoğlu che ora Çalhanoğlu appunto anche Çalhanoğlu te guardi Sarri, c'è le polemiche già su Sarri e ci sono alcuni calciatori tipo Caicedo, che Caicedo con Inzaghi entrava, faceva gol, aveva un entusiasmo tremendo. Caicedo è stato messo veramente ai margini e pensano di darlo via, che anche Sarri non è che sta facendo molto bene con la Lazio. Una squadra per entrare nella mentalità di Sarri forse ha bisogno di un po' più di tempo. Sicuramente ha bisogno di più tempo, però ci sono allenatori e secondo come va la situazione. Marco, se non hai la squadra vedi la Juve, Allegri bravo quanto vuoi, ma Mourinho bravo quanto lei vuoi, mi sembra abbia perso un po', stando a casa due anni, ha perso ora, è un po' di torpore. Poi ora guidare l'Inter è facile, cioè nel senso non è difficile, cioè per guidare una squadra come l'Inter devi gestire solamente, cioè non è facile, 20 giocatori, 20 campioni, la gestione del voto punti di distacco, ma se riesci appunto a dargli un'inquadratura, un input, un'ideologia come ha fatto Simone, ci è voluto un po' di tempo perché è entrato Simone Inzaghi. Adesso secondo me diventa quasi impossibile. Credo ora che prenda il via. Quando la vedi giocare, la vedi che la squadra poi ha perso una partita in questo momento. Proprio si impone il suo gioco, c'ha delle individualità superiori alla norma. Quindi è chiaro che alla lunga, prendendo una partita sola, alla lunga è difficile battere. Ti ripeto, l'Atalanta in questo momento è l'unica, la vedo veramente una squadra che potrebbe veramente insegnare anche se lì c'è la polemica. Lo diceva bene Paolo, ora ha veramente una rosa. L'Atalanta c'ha veramente una rosa. C'è Muriel in polemica, ottima. Muriel vuole andare via perché c'è Gasperini, non mi fa giocare. Anche Gomez una volta sembrava che fosse indispensabile, però poi. Però Muriel ha fatto una cosa ieri, ragazzi, un aggancio con un passaggio tremendo. Muriel ha queste giocate. Quando era da noi non può. Mangiamo un po' così perché stava mangiando parecchio, aveva già un po' di situazione. I colpi li ha sempre avuti. Partì molto bene e poi scese un po'. Quello Young Boys entrò prima palla punizione, no? Cioè neanche il tempo di entrare, fatto entrare però per la punizione dei fa delle cose. Mourinho la Roma ancora deve lavorarci secondo me, perché lui sperava che gli venisse comprato da tanti due o tre calciatori, credo ancora forse a gennaio. Mourinho si vede di manco un po' qualcosa. Fine corsa Mourinho. Vista stasera male. Sì, non è che 2-0, ma non è che abbia fatto poi bene. Le romane sono un po'. Poi sabato va a Bergamo. Sì, appunto, una bella partita. Quindi lì già vediamo se la squadra. Ecco perché bisogna approfittare noi quest'anno. Secondo me hanno fatto investimenti importanti su giocatori che forse sono stati sopravvalutati, perché Çomuro dove ha fatto un anno bene al Genoa e basta, quindi va valutato in una grande squadra. E Abraham l'anno scorso, quando il Chelsea è cresciuto e ha vinto la Champions, faceva la riserva ed è stato pagato 40 milioni e passa, quindi nessuno dei primi quattro allenatori ha mai vinto lo scudetto, tra l'altro, no? Delle prime quattro squadre. Sì. Quindi
Forse ecco, per quello c'è un po' di... non si sa. Ecco, ma quanto influirà, Marco, l'esperienza di questi allenatori sulla possibilità o meno di conquistare il titolo? Perché poi comunque non è semplice anche arrivare nelle fasi finali, essere nel pieno ancora magari della lotta e riuscire a portare a casa appunto la... l'esperienza di un allenatore e poi specialmente ora che le coppe le faranno lo stesso, però non è più la Champions, è l'Europa League. L'Atalanta è scesa giù, il Milan è sceso giù, il Milan ha proprio finito. Il Milan è fuori, l'Atalanta è scesa giù, però insomma bisogna vedere un po' come viene presa l'eliminazione, come viene presa. A proposito del Milan, c'è quel mio amico che ancora si è ritrovato disperso, no, con l'uscita della Champions, è fuori da tutte, non si sa più, non si trova più a casa, perché non dà più notizie. No, era quasi riapparso, poi è riscomparso. Sì, poi a proposito dell'Europa League, non c'è andata benissimo, Lazio-Porto e Barcellona-Napoli. C'è Barcellona-Napoli. Beh, Barcellona-Napoli, però considerato il Barcellona delle ultime partite, non la vedo però come una partita predittiva. Non è più il Barcellona, deve riprendere il ciclo in Barcellona, questa è una squadra, poi riescono sempre poi a rientrare in situazione. Però sicuramente sono in una fase difficile. La scorsa settimana l'ho vista e Barcellona è stato letteralmente bullizzato dal Bayern Monaco, una cosa incredibile. È vero. Quindi, però l'Atalanta è vero. 3-0. L'Atalanta è vero, può essere l'unica squadra di Cimeranieri, una squadra che potrebbe lottare per lo scudetto, perché è lì proprio sotto. Ma perché quando la vedi giocare è migliore. No, vedi che è una squadra. Gioca veramente da squadra. Perché anche lui la Verona non è facile. Perdere 1-0. Io ho visto Inter-Atalanta, era a vedere la partita, e io ho visto veramente un Inter in difficoltà. Poteva benissimo vincere l'Inter, ma poteva benissimo vincere l'Atalanta. Sbagliò il rigore l'Inter, ma a 5 minuti alla fine fece gol l'Atalanta, gli è stato annullato per un... quindi è stata proprio una partita alla pari giocata. Quindi ti rendi conto che l'Atalanta a Milano è una squadra che comunque può vincere in qualsiasi posto, quindi ha messo carattere, c'ha giocatori, è da diversi anni ormai che è a livello. Sì, appunto, a livello. È chiamata Atalanta, ma si può chiamare Inter. In teoria, comunque è veramente una grande hanno squadra. Gestito la società, ha gestito in modo eccellente tutto, dal settore giovanile a tutto il resto, agli innesti che hanno preso. Hanno indovinato, anche se è antipatico, però hanno indovinato anche l'allenatore. Quello, Gasperini, sta facendo bene, non gli può dire nulla. A vendere bene anche. Fatico un po' a vedere l'Atalanta come squadra campione in lotta per lo scudetto. La vedo più come una squadra, ecco, che tenterà di lottarsi l'Europa. 37 punti la Coppa l'Europa League. 37 punti serie. Sì, però il campionato è lungo. Su due fronti non credo che riesca. L'Atalanta ha battuto il Napoli, ha pareggiato a Milano, ha battuto la Juve a Torino, a Milano non so, penso che abbia fatto risultati. Quindi consideriamo che gli scontri diretti l'Atalanta. Poi soprattutto gli anni scorsi nel girone d'andata ha sempre un po' faticato, mentre quest'anno sta facendo meglio fin dal girone d'andata e di solito nel girone di ritorno cresce. Quindi ha perso da noi in casa, ma però Daniele, l'Europa League è una partita che è una coppa che porta via tante energie. Sì. Non so se riuscirà a fronteggiare. Ma anche l'Inter gioca la Coppa dei Campioni. È la stessa cosa. Quindi in teoria mi pare, no? L'Inter è il Liverpool. Cioè, Liverpool. Però comunque ecco, a differenza degli anni passati, l'Atalanta quest'anno ha anche la rosa rispetto agli anni passati che aveva 12 giocatori veramente. Quest'anno ha veramente 17-18. Infatti, se vedi, cambia spesso Gasperini. Quasi sempre, tutte le partite c'ha 2-3 cambi. Quindi anche questo ti fa capire che comunque è cresciuta. È e fa bene lo stesso. Ora difende anche molto meglio. Difende meglio, sì. E comunque ha dato via anche quest'anno, ha dato via Romero, grandissimo difensore. Appunto. Però ha trovato comunque a prescindere lo stesso. Quindi tutti gli anni riesce sempre a cambiare, ma a far bene. A compensare anche le uscite. Quindi questo sicuramente è un valore. Volevo adesso, prima di concludere, la notizia buona che l'ha approvato il Ministero della Cultura.
i 95 milioni di euro per lo stadio di Firenze, è già stato approvato tutto, e allora i lavori, è un po' lunga la cosa, però i lavori cominceranno entro il 2023 e dovrebbero concludersi nel 2026, che nel 2026 dovremmo avere lo stadio bellissimo di Firenze, un po' da aspettare, tutto coperto e tutto messo a nuovo, e lì avremo veramente un gioia. Io sono contentissimo perché lo stadio di Firenze ormai a livello fanno, di no, ma rifaranno tutto le situazioni. Io sono con contenta. Il centro sportivo, con il centro sportivo, il Viola Park, qui si comincia a parlare veramente, allora stadio nuovo, centro sportivo e tutto. Io spero di essere smentita, Marco, perché sì, mentre sono molto fiduciosa sulla conclusione dei lavori al Viola Park, la realizzazione di tutta sullo quella stadio fatta, dice... sullo stadio, no, perché sono stati approvati, sono stati approvati, e allora quando è approvato una cosa il lavoro deve partire. Spero che mi smentiscano. No. Prima di tutto volevo ricordare, perché mi sono dimenticato poco fa, mi piace molto e sono convinto che farà una buonissima carriera il calciatore dell'Empoli, Parisi. Parisi, sono già diverse partite che lo vedo veramente bene, poi ha grinta, carattere, ha una corsa, un tocco di palla che mi piace molto. Fazzini e Parisi ne sentiremo parlare molto nell'Empoli. Bene, allora, con questi suggerimenti per gli acquisti, fra virgolette, del nostro Marco Mordini. Che burdisso, pensaci! Sì, noi vi salutiamo, vi aspettiamo. Ma la Juventus cosa fa? Con Ramadani, ma prima non, Agricola. Ormai non sono più Agricola. Agricola è stato archiviato il caso del 2007. Poi c'è il caso di Suarez, poi c'è le plusvalenze e poi c'è Ramadani. Ma e lei, poi chissà cos'altro. Ma quindi lei cosa fa? Marco, se aspettiamo qualche altra puntata, forse possiamo dedicare tutto il tempo proprio a investigare. E Cocori cosa farà? Non voglio tirare mi fuori. Mi giro prima della fine. Allora, io spero anche su questo io che Marco venga smentito. Vi saluto, sì. Io ringrazio Marco Mordini che per stasera mi saluta in questo modo. Ringrazio anche Lorenzo Santoni. Grazie a voi. Andrea Salvadori. Grazie. Daniele Innocenti. Salve, buonasera. Paolo Laura Lamia. Buonasera. E tutti voi che ci avete seguito da casa. Appuntamento a lunedì prossimo alle 21 su TVL e ovviamente, come sempre, Forza Viola. Buon proseguimento di serata.